Organizzarsi un bel po' per fare sesso in questa famiglia. Abbastanza. Il cazzo, però, vecchio tricheco è il numero uno. A proposito di vecchi trichechi, attenzione, perché oggi mandiamo in onda questo blocco disco, tra virgolette, per farvi capire come funziona il sistema politico in Italia. Non è una questione di destra o di sinistra, perché secondo noi, cioè, qualsiasi intercettazione telefonica fatta a un politico con un certo potere, secondo me, sarà uguale, identica. Cioè, allora, non è nei confronti di Berlu. Questa è un'intercettazione telefonica del 2013, pubblicata come file audio dal Fatto Quotidiano qualche giorno fa. Nelle intercettazioni ci sono Silvio Berlusconi, che lo riconoscerete, e Mario Mantovani, che è il vicepresidente della regione Lombardia. Okay? Allora, in questa telefonata capirete come si dividevano i ruoli, i compiti, cioè, ma tipo il cugino della mia amica, sì, ma gli troviamo un posto, cioè capirete veramente com'è proprio fatta la cazzo di cane la politica, ed è per quello che poi trovi Razzi e Scillipoti, veramente, perché sono amici, zii, cugini, cioè veramente una merda. Ascoltiamolo comunque. Berlusconi versus Mantovani. Eccomi Mario. Domani, Presidente, in giunta regionale dobbiamo provvedere alla nomina dell'amministratore delegato delle Aller di Milano. Le Aller sono 5. Eccomi Mario. Una è Milano, che si intenderebbe, d'accordo Maroni, riconfermare il prefetto Lombardi, perché è quella più complicata, eccetera. Ne restano 4. Ne restano 4. A noi ne spetta una di queste 4. Perché una va alla Lega, una va a noi, una va all'NCD e una va alla lista Maroni, che sono 12 consiglieri. Eccomi Mario. Eccomi Mario. Eccomi Mario. Eccomi Mario. Eccomi Mario. Eccomi Mario. Io ho, come sai, il problema Ferro. Sì. Non risolto. C'ho anche il problema dell'uomo, della Debora Bergamini, che è stato licenziato dalla RAI perché stava con la Debora. È uno molto molto bravo, scrive dei bellissimi testi, usa la rete benissimo, è un bel uomo, è dei nostri 100%, è dei nostri, non so se tu hai qualche possibilità. E per il resto niente, io ti vengono in mente altri nomi? Lì noi avevamo Magnano, che gli avevamo dato quella di Monza. Eccomi Mario, 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 eccomi Mario. Adesso non so se escluderlo va bene. No, Magnano è dei nostri e in più è il suo mestiere. Infatti, noi terremmo questo. Mi mandi quello lì della Bergamini che gli trovo un posto. Va bene, va bene. E poi lunedì penso sistemiamo definitivamente anche la Mariella Bocciardo mettendola nel consiglio del Policlinico di Milano. Va bene, va bene. Non far mettere nel contratto che vanno a stipulare questi qua che devono fare l'amore una volta alla settimana per la loro segretaria. Sei sempre. Tu non c'hai un ragazzo nuovo, giovane, strabiliante per me da portare a Roma? Sì. Mettono un po' in vista. Proviamo. Pensaci. Forza. Un abbraccio, Mario. Ciao. Mamma mia, wow, ragazzi, ma cosa stava leccando? Una fregna? Perché c'era una voce strana tra l'altro. Magari era mattina, aveva appena fatto colazione. Come fa una persona a scrivere altra marchetta per il Circo Grillo? Ma forse, caro ascoltatore, non sai che l'azienda per la quale noi lavoriamo adesso è di proprietà del signor Silvio Berlusconi. Esatto. Quindi, cioè, non stiamo facendo promozione a nessuno. È un'intercettazione telefonica pubblicata e ufficiale. Abbiamo semplicemente riportato una cruda verità sulla politica italiana. Qualcun altro scrive che anche nello zoo ci sono
favoritismi, che Luca Alba lavora nello zoo solo perché è un mio amico. Scusami. È vero. Allora, aspetta, no, scusa, Luca è vero. Cioè, Luca lavora, a parte che guadagna 250 euro al mese. No, è la differenza. Il discorso è che il lavoro è retribuito. No. Nei aspetta. Confronti di Luca, no, Alba, ma lui aspetta. È qui, sì. Stiamo parlando di un programma radiofonico di proprietà di un'azienda privata, quindi sono cazzi nostri, sinceramente. E seconda cosa, non è che incide sulle tasse o sul popolo italiano. L'azienda privata, probabilmente lo paghiamo con i nostri buoni pasto, Luca Alba. Ma poi Luca Alba ha un ruolo importante nel programma. Che cazzo ne sei tu, deficiente? Aspetta, Marco. Non lo so, Marco, Luca Alba lo paghiamo coi buoni digiuno. Cerchiamo di essere precisi. Luca, vuoi dire qualcosa in tua difesa? Sì, il nome di questo qua, magari. Piacerebbe lo, tanto. Lo sai molto bene, uno che ti viene a cagare il cazzo sotto la radio, capito? Hai presente chi è? Perché mi fai venire i dentini da Twilight? Così perché? La prossima volta che ti lecca il culo, perché lui fa quello di mestiere, lecca il culo poi no, quando nessuno non mi caga, dire che è quello che è già in lista. Sì. È già in lista quello lì. Solo che io mi chiamo Mazzoli, ho un nome. Sono Luca Alba, non valgo un cazzo, ti piglio, ti piego. Okay. Aspetta, Luca, guarda, vai, prendi il pennarello, vai. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Noi siamo